e quindi temi come quelli della disoccupazione, soprattutto giovanile, che sono di strettissima attualità, ma anche i problemi con l'Equitalia, con le banche, con il credito, saranno gli argomenti principali di questa serata. Partiamo con il leader della coalizione Indipendenza per la Sardegna, Pietro Burru, ex presidente di Banca di Cagliari, direttore generale di Edilcassa, persona da voi tutti conosciutissima. Burru, ad esempio. Grazie a tutti e soprattutto per essere intervenuti. Diciamo che questa serata è ripresa in diretta streaming grazie agli amici Massimedo, Gabriele Rosso, eccetera, nonché Raimondo Piras che è lì. E ci seguono molti che sono fuori dalla Sardegna per motivi di studio, di lavoro. In particolare c'è Filippo Burru, che è mio figlio, che anche lui è fuori per lavoro, ma ha lavorato tantissimo per questo evento, quindi lo ringrazio anche a distanza. E ringrazio anche i ragazzi del giudicato sardo che stanno a Londra, che ci seguono con molta passione, anche perché sono ragazzi, molti hanno lasciato la Sardegna perché hanno trovato di meglio fuori dalla Sardegna, ma purtroppo molti sono andati via anche non volendo andare via, quindi sono fuori per cercare quella speranza in un futuro che non hanno ahimè trovato in Sardegna. Quindi a loro li ringraziamo tanto, sapendo che siamo loro vicini e che stiamo lavorando per cercare di costruire un futuro migliore a loro e soprattutto ai nostri figli. Perché siamo arrivati qui? Almeno per quanto mi riguarda, qui ci sono molti soci della Banca di Cagliari, compreso Valerio che è presiede, soci fondatori, sì. Per cui per molti dicono, ah, Pietro, perché ti stai occupando di questo? E quindi brevemente, tanto perché siamo ospiti anche del comitato soci Banca di Cagliari, ma brevemente anche per spiegare come uno alla mia età, quando mi mancano pochi anni alla pensione, decide di occuparsi di politica e non in un partito qualsiasi, ma in un'area, quella indipendentista, che è un'area di rottura rispetto al disastro, come dice il nostro manifesto, che la politica ha combinato e ci ha propinato in Sardegna. Siamo a luglio del 2009, io presidente della Banca di Cagliari, ricevo una letteraccia dal direttore generale di Banca Italia, dove mi dice che la nostra banca, secondo lui, stava andando male, quindi dovevamo convocare un'assemblea dei soci e provvedere a un generale ricambio del consiglio di amministrazione, ricambio da estendere anche al sottoscritto. Quindi una cosa incomprensibile che esponeva a me e i tanti amici, insomma, che sono qua. Qua c'è presente tutto l'ex collegio sindacale della Banca di Cagliari, nonché tanti amministratori. Per cui noi andavamo in strada, sai, dopo il giornale dice che la Banca d'Italia ha acceso un focus su una banca, la gente pensa, questi sono portati anche dei soldi, come minimo, chissà cosa hanno combinato. Allora, due ore per spiegare a tutte le persone che chiedevano che cosa era successo. Da che avevo deciso di scrivere un libretto, quindi quando mi veniva chiesto, il libretto che ho fatto stampare 3.000 copie, quando mi veniva chiesto davo il libretto, guarda, leggiti questo perché non è facile da riepilogare la storia. Il libro si chiama Una vicenda oscura, ed è una vicenda che è rimasta oscura per tanto tempo, fin tanto che non si è aperta qualche luce, e l'ultima luce che si è aperta mi ha portato nella strada dell'indipendentismo. Il libro è di luglio del 2009. Ricordo che andai dal direttore della Banca d'Italia di Cagliari, di Cagliari con Gianni Pirri, qui presente, presidente del Collegio Sindacale, gli consegniamo 5 copie del libro, le prime 5 copie le abbiamo date alla Banca d'Italia. Lui era anche felice di questo omaggio,
perché non aveva letto il libro, poi quando l'ha letto hanno un po' cambiato idea. E, però un anno dopo noi abbiamo fatto le assemblee, abbiamo rinnovato gli organi sociali, ovviamente abbiamo tenuto conto dell'espressione dei soci, hanno voluto vedere che cosa c'era che non andava, siccome andava tutto bene ci ha detto no, voi dovete continuare perché ci rappresentate, e quindi all'unanimità venimmo, come dire, rimessi in pieno titolo nel ruolo che ricoprivamo. Solo che venne un altro funzionario che ci disse guardate che voi fra 6 mesi verrete commissariati, quindi una sfida incredibile. Dico ma dove sono? Sono in un paese democratico, sono in un paese civile, io non avevo mai incontrato un signore sicuramente colto ma che ti dava un messaggio che definire mafioso è poco. Comunque noi prendemmo atto di quella dichiarazione, ma siccome avevamo la responsabilità siamo andati avanti. Un anno dopo puntualmente è arrivato il commissariamento. Che cosa è successo? È successo che la banca l'hanno presa in mano la gestione commissariale per 1 anno e mezzo. Questa era la situazione della banca prima. Guardate bene che la banca inizia nel 2004, perde 153.000 euro, normale in un'attività così difficile. L'anno dopo perdiamo 188.000 euro nel periodo di avvio, poi cominciamo a guadagnare 8.000 euro un anno, siamo nel 2006, eccola qua, 8.000, l'anno dopo ci siamo pagati ovviamente tutto l'avviamento, oltre 1 milione di euro, l'anno dopo guadagniamo 194.215, nel 2009 arriva, anzi nei primi mesi del 2010 arriva un'ispezione, ci mettono sotto sotto nella banca, ci tagliano 300.000 euro di utili, però noi riusciamo a guadagnare 305.000 euro. Quindi la banca che andava benissimo. Questo rosso profondo è 1 anno e mezzo di gestione commissariale. Ci portano via 1.615.000 euro, come ce lo portano via? Questi sono pezzi del bilancio della banca. Ecco qua la voce, amministratori e sindaci, 300, si portano via 363.000 euro. Poi, prestazioni professionali, 570.000 euro, certificazione di bilancio, un altro tanto, formazione, 363.000 euro. Poi altre spese 527.000 euro, quindi una cosa incredibile, cioè questi ci danno dei conti e li chiamano altre spese, cioè che questo è l'esempio della trasparenza, questi non devono rendere conto di nessuno, a nessuno, sono venuti qua 1 anno e mezzo, ci hanno fottuto 1.600.000 euro e se ne sono andati, questo è il credito in Italia, questo era il dato della banca. Questo cost income è un indicatore sintetico che rende l'idea di una banca che cresce in efficienza, perché questo indicatore è il rapporto tra costi di esercizio e margine di intermediazione. Quindi man mano che scende vuol dire che la banca va sempre meglio. L'ultimo anno, nel 2009, l'anno migliore, cosa vuol dire? Che noi abbiamo speso il 70% dei nostri ricavi. Quindi una cosa molto, molto bella. Ecco, questa è la gestione commissariale. Siamo tornati all'inizio. Abbiamo speso il 127% di quello che abbiamo introitato. Una cosa disastrosa. Un altro indicatore è l'indice di redditività. Nel 2009 la banca aveva il 4,11%, una delle migliori in Italia. Grazie a loro in un anno siamo a meno 34,80%. Perché questo? Perché in Italia non c'è democrazia, non c'è legalità, e questo viene facile dirlo oggi che conosciamo il disastro del Monte dei Paschi di Siena, cioè è da sempre che si sa che quella è una banca
piena di malversazioni, piena di imbrogli di tutto il genere, che mischia trasversalismi diversi e un certo tipo di politica. Non può dire il Partito Democratico, noi non ne sapevamo nulla. Loro inzuppano il biscotto da tantissimo tempo. Il presidente del Monte dei Paschi, Mussari, finanzia la cosa ufficiale con il 30% del suo reddito il Partito Democratico, quindi loro ci sono dentro fino in fondo, non possono dire di niente. E allora che cos'è il credito? Il credito è un servizio che senza il quale una società non può andare avanti. Senza quel servizio non ci sono prospettive di progetti né per le famiglie né per le imprese. E per essere organizzato deve essere organizzato secondo quelli che sarebbero i dettami della Costituzione, che prevede la libertà d'impresa, che prevede che le banche siano vigilate, non che siano possedute con concetti di imperio da un istituto che si chiama istituto di vigilanza, perché questo è quello che succede qui. L'istituto di vigilanza non è un ente statale, è la proprietà delle banche private. Le tre grandi banche italiane possiedono la maggioranza della Banca d'Italia, quindi il Monte dei Paschi era proprietario della Banca d'Italia e veniva vigilato dalla stessa Banca d'Italia. Noi queste cose le abbiamo detto tanti anni fa, sapendo che non è possibile questo tipo di conflitto di interesse che ha portato a un disastro che oggi si parla di 3-4 miliardi, ma non lo sollevate appena il primo angolino del tappeto. Quando il tappeto sarà sollevato tutto, prepariamoci a un disastro che farà impallidire altri scandali che abbiamo avuto nella finanza, come il vecchio Banco Ambrosiano di Milano e come Parmalat. Sarà molto, molto, molto di più. E chi pagherà? Sempre noi, sempre Pantalone. Allora, noi dobbiamo, e questo è il primo dei, diciamo così, degli obiettivi della nostra lista, la sovranità sul credito. Noi dobbiamo esercitare la sovranità sul credito perché in Sardegna ci hanno rapinato il Banco di Sardegna, la Banca CIS e in ultimo anche la Banca di Cagliari. Banche che non meritavano di essere commissariate e tantomeno di essere regalate a istituzioni esterne. Noi ci hanno imposto la modifica dello statuto. Lo statuto di una banca cooperativa con 1350 soci, cosa dice? Oggi ce l'hanno imposto, se no la banca veniva liquidata. Dice che gli amministratori, i componenti del collegio sindacale, per candidarsi devono essere di gradimento del fondo di garanzia di Roma, cioè della Banca d'Italia, cioè il nostro consiglio di amministrazione lo nomina la Banca d'Italia. E chi siede oggi in consiglio di amministrazione non erano neanche soci due mesi prima che venissero eletti. Questa è una cosa scandalosa ed è una cosa che richiama fortemente la sovranità sul credito, che è un obiettivo di indipendenza per la Sardegna. Adesso avete capito perché sono diventato indipendentista, perché non è possibile che chi ha capacità, chi ha voglia, chi ci mette i soldi in un'intrapresa economica debba poi vedere la presenza di uno Stato che non è patrigno, è uno Stato che in Sardegna vuole apportare una gestione coloniale. Noi non siamo una colonia, noi siamo un popolo, siamo una nazione, vogliamo gestirci e amministrarci con i nostri mezzi, con le nostre forze e con la nostra intelligenza. Franco Baire, eccolo qua, Franco Baire si interessa di...